Sciopero globale per il clima dei Fridays for Future. In 70 città italiane, giovani studenti sono oggi nelle strade e nelle piazze per chiedere a gran voce che i leader politici e le grandi corporation mettano le persone e l'ambiente prima dei profitti. Anche a Sassuolo una manifestazione ha raccolto gli studenti degli istituti superiori del territorio. A due giorni dalle urne, l'iniziativa è stata soprattutto un'occasione per mandare un messaggio alla politica. Chiediamo che queste lezioni siano lezioni per il clima, siano lezioni per i giovani e siano lezioni che portino le nostre istanze e portino dei provvedimenti adeguati alla crisi climatica. Pregherei sinceramente che chi salirà al governo avesse un piano per questa gestione dell'acqua, perché io non mi stupirei che anche l'estate prossima si registrassero temperature simili. Noi è già dal 2018 che abbiamo spinto con tutte le nostre forze per una conversione rapida alle rinnovabili e un programma di sostenibilità a 360 gradi. Il problema è che adesso che questi rinnovamenti, che la transizione non è stata fatta, noi ne stiamo pagando il prezzo, perché adesso la nostra energia è ancora dipendente dai fossili, che ora costano sempre più cari e noi ci siamo rimasti sotto. Noi siamo in piazza non per saltare le elezioni, non siamo in piazza giusto per un simbolo, siamo in piazza perché ci serve, perché il futuro non è scontato, non lo è più. La burocrazia italiana e la politica, diciamo che fa di tutto per mettere i bastoni tra le ruote alla transizione ecologica. Io sono molto contenta di essere qui oggi, nonostante io abbia saltato un giorno intero di scuola, perché credo sia davvero importante pensare alle prossime generazioni, al nostro futuro, a tutto quello che ci si prospetta davanti, che al momento non è un futuro roseo e io voglio che lo diventi. Alla manifestazione, partita alle 8:30 dall'Istituto Volta e arrivata in Piazza della Rosa, ha partecipato anche la CGIL del distretto ceramico. Quando si parla dei problemi del clima, sono problemi anche del mondo del lavoro. Questa transizione interroga anche il mondo del lavoro, ponendo al centro un ragionamento di che cosa produci, come lo produci, perché il combinato disposto di queste due cose possono comunque dare una mano anche alla transizione ecologica.